molto se questa persona la incontra al bar, in un locale, in una discoteca. Non portare di bollette, esatto, sfratti i debiti, esatto. Questo è un punto fondamentale. Tra l'altro io una bolletta avevo dimenticato di pagarla in una casa a Torino, mi è arrivata la cosa lì, ho dovuto pagarla in fretta e furia, ho posto di bollette. Per una casa che affitto e quindi non... cioè, vabbè. Comunque, a proposito di bollette. Però la cosa fondamentale è quella di non parlare, diciamo, anche delle cose che si vogliono. Cioè, è come, diciamo questo, no? Non so se le persone che ci stanno seguendo hanno mai fatto una partita poker, però il gioco della seduzione nelle prime fasi di conoscenza di una persona, che ripeto, non c'è una seconda possibilità di fare una buona prima impressione, sono equivalenti a una partita a poker, bisogna imparare a giocare a poker e a poker non si gioca a carte scoperte. A poker si cerca di tenere nascoste le proprie carte e si cerca di capire invece anche dal linguaggio non verbale, perché i giocatori di poker sono abilissimi, alcuni diciamo, alcuni no, nel leggere il linguaggio non verbale della persona, perché attraverso il linguaggio non verbale possiamo reperire tantissime informazioni. Intanto ricordo che chi volesse iscriversi al canale ovviamente può farlo anche al nuovissimo canale di cui adesso magari vi posto il link, che è Cammino Iniziatico con Massimo Termasco, che è proprio un nuovissimo canale dove parlerò appunto di una spiritualità, diciamo, se vogliamo, posto il link qua sotto, iscrivetevi che non fosse ancora iscritto perché credo che ne valga la pena, però ci sono 3 video, ma piano piano una settimana cresceranno, ne ho già fatti degli altri e spero di poter dare degli spunti utili, diciamo, per una propria, come possiamo dire, crescita personale. Ora, non assumete compresse davanti a lui. Sì, ecco, quindi la prima fase è la partita poker, no? Quindi bisogna rivelare poco delle proprie carte. L'abilità della vera seduttrice in questo caso, ma anche del vero seduttore, è di far parlare l'altro o l'altra per avere più informazioni possibili e dirne di meno. Soprattutto non mettere vincoli logici. Questa è un'altra cosa, perché il vincolo logico che cos'è? È la condizione che io ti metto. Ma se questa condizione è, diciamo, al di sotto del potenziale di seduzione che noi abbiamo, cioè del potenziale di coinvolgimento, di quanto è coinvolta l'altra persona, tutto va bene. Ma se mettiamo un vincolo logico che è al di sopra del livello di coinvolgimento che questa persona ha nei nostri confronti, praticamente la mettiamo in fuga. Cioè, se incontri un uomo e gli dici appena la prima sera, mentre sei lì, magari perché è una tua esigenza, dici, ah, io vorrei sposarmi, avere 3 bambini, per fare un esempio, tipo voglio sposarmi, voglio avere 3 bambini, eccetera. E questo è un azzardo, no? Perché o trovi uno che ha le tue stesse esigenze e allora si sposerà subito. Uno dice, vabbè, ma io le metto, gli dico subito quello che voglio, ma se non hai potenziale, quello magari in quel momento lì. Ci sono quelli, ecco, un'altra cosa poi fondamentale è non sperare di cambiare le persone, no? Però è ovvio che qualunque persona messa davanti a un vincolo diciamo, o è coinvolta oppure non è coinvolta. Pensate, per fare l'esempio pratico di un vincolo, se io sono coinvolto con una persona, magari accetterò di sposarla, no? Ma se non sono coinvolto, non accetterò di sposarla. Facendo l'esempio del matrimonio, faccio l'esempio top, no? È ovvio che poi c'è chi è contro il matrimonio, giustamente, no? Ma anche fosse un fidanzamento, qualcosa del genere, se tu fai la richiesta prima di aver acquisito potenziale, la persona scapperà. Scapperà assolutamente, non starà lì a, diciamo, a perdere tempo. Magari una persona che col tempo, ovviamente il tempo non deve essere 30 anni, no? Perché poi anche qua bisogna cercare di capire che abbiamo davanti e se ci rendiamo conto, per dire una donna che vuole mettere su famiglia, che vuole costruire una relazione stabile, se va alla ricerca di una relazione stabile deve scartare tutti i libertini che la relazione stabile non la vogliono. Dipende, questo
è sempre fondamentale, no? Noi dobbiamo agire sempre sulla base di un obiettivo che ci dobbiamo dare noi, un obiettivo che ci vogliamo dare noi. Ecco, poi quello che dice Green Apple è ancora peggio, no? Se tu dici tipo voglio sposarti, quello si fa harahiri, cioè non si farà più vedere nei secoli dei secoli, no? A meno che non trovi uno che già aveva quell'idea lì, no? Perché la seduzione è un processo che avviene gradualmente, no? Noi dobbiamo acquisire via via potenziale e man mano che acquisiamo potenziale possiamo sempre di più creare un coinvolgimento. Però non dobbiamo neanche essere troppo bisognosi, perché, come dire, avere un sogno è importante, tutti noi dobbiamo avere un sogno, ma se questo sogno diventa un bisogno, diventeremo schiavi di questo bisogno, no? Quindi la seduzione fondamentalmente, come dicevano i primi, come dire, fautori della seduzione, che sono i primi fautori della seduzione, che sono Mystery, ad esempio, cioè, o comunque anche altri, la cosa fondamentale è quella di, come dire, definire esattamente quello che si vuole e poi perseguire l'obiettivo. Lo diceva già Seneca 2000 anni fa, no? Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Se noi non sappiamo dove andare, difficilmente raggiungeremo un obiettivo. E ti dirà di andare in bagno e sparerà. Quindi una cosa importante, una cosa fondamentale, è quella di saper gestire al meglio le prime fasi dell'incontro di una persona. Le prime fasi sono fondamentali. È molto importante quindi acquisire informazioni su questa persona. Quindi una cosa che è molto utile chiedere, ad esempio, è, ma non lo so, ad esempio domande del tipo indirette, no? Per vedere la comunicazione non verbale che emette questa persona. Tipo, potresti dire, nella prima fase, se vuoi testare se questa persona è ad esempio allergica al matrimonio, potresti dire, ah, sai che la settimana scorsa si è sposato un mio collega, perché devi fare sempre un esempio collegato, diciamo, in modo tale che la persona possa identificarsi, no? Se tu dici si è sposato una mia collega, e tu vai a porre l'accento su una donna, quindi se questo è uomo non si identificherà mai, quindi è più difficile che dia segnale di risposta. Ma se tu dici, e quindi crei, come dire, una situazione simile, no? Poi tra l'altro ci sono tutta una serie di segnali di menzogna che adesso sto trattando, ad esempio, nelle lezioni che faccio. Tra l'altro, chi volesse abbonarsi a livello base, ci sono tutte le lezioni, in questo caso proprio sui micro segnali, le micro espressioni facciali, per cogliere, diciamo, la verità al di là della parola, perché come dico sempre, il linguaggio non verbale è la parte preponderante comunque della relazione piuttosto che il linguaggio verbale. Quindi osserviamo quello che la persona ci vuole dire a livello non verbale, che è la parte fondamentale. Ma comunque, qual è questa tecnica intanto per recuperare informazioni e capire se, ad esempio, questa persona come dire, ha nelle sue corde, tra virgolette, il matrimonio? Potresti dire una frase del tipo, ma un mio collega si è appena sposato ed era molto felice. Ecco, è importante dire, perché uno può sposarsi e essere incazzato, si è appena sposato ed era molto felice. Se noti sul si è appena sposato un raschiamento, sul era molto felice, va indietro, si gratta la testa, soprattutto se la gratta dietro, che significa che proprio non ne può sapere, diciamo che ti sta passando un'informazione che, identificandosi con questa persona, questo di sposarsi non ne ha voglia. Per capire se vuole figli, come dice giustamente Vin Dreams, inizia a dire delle frasi, sì, sono stata al battesimo del figlio di un mio collega, di un mio vicino di casa, eccetera, eccetera. Questo è un punto fondamentale, anche perché tu riesci a capire rapidamente se anche questo ha nelle sue corde, tra virgolette, la voglia di avere figli. Perché se uno è refrattario a queste cose, diventa difficile poi trasformare le persone, cambiarle, modificarle totalmente. Diventa un'impresa ardua. Ecco, quindi questo è un altro segnale che possiamo guardare. E poi, diciamo, possiamo anche cogliere, ecco, che cosa non dire, ad esempio. Altre cose da non dire sono parlare delle nostre magagne all'inizio, no?
soprattutto, che ne so, dire, ah sì, il mio ex mi ha lasciato perché, guarda che stronzo, mi ha lasciato perché ho perso il lavoro e adesso sono senza soldi. È ovvio che, come dire, dirlo all'inizio di una relazione, cioè all'inizio di un incontro, al primo incontro, diventa pesante, no? Questo dice, beh, quello l'ha lasciata e me la devo prendere io, questo diventa pesante. O comunque cambierà gli obiettivi, no? Perché quando noi incontriamo una persona, anche inconsapevolmente, comunque cioè, la classifichiamo in qualche modo. Diciamo che ogni volta che noi entriamo in contatto con una persona, in contatto sensoriale, nel senso che diciamo, sentiamo, la vediamo, la etichettiamo in qualche modo, no? Quindi avviene quasi istantaneamente, un processo che avviene quasi istantaneamente. Oppure il mio padrone di casa mi sta stressando con l'affitto. Ecco, tutte queste cose qua sono delle situazioni che non andrebbero evidenziate. La prima fase, il primo approccio deve essere quello conoscitivo, quindi se racconti delle cose di te stessa, cerca di raccontare delle cose neutre, ma anche parlare per dire, no? Delle cose per dire, no? Se tu hai la passione dell'arrampicata, mettiamo la passione dell'arrampicata, e dici, ah no, io la domenica mattina vado sempre ad arrampicare e tutti i miei fidanzati che ho avuto si sono adeguati a questo fatto e venivano ad arrampicare con me. Cioè, è ovvio che se quello di arrampicare proprio non ce n'ha per le palle, beh, insomma, non è la cosa migliore. Cioè, più specifico sei, se non conosci la persona, più andrai contro alla sua sfera logico-razionale, andrai contro. Un saluto Andrea Giovanni, buonasera. Andrei contro ai suoi meccanismi, diciamo, come dire, meccanismi di difesa, no? Per cui è molto importante nella prima fase, come direbbe il grande Milton Erickson, essere vaghi, perché essere vaghi, diciamo, porta la persona a proiettare, no? E quindi se una persona proietterà quelle che sono le sue esigenze. Infatti, tra l'altro, la cosa assurda è che quando si incontra una persona nuova, noi tutti facciamo delle proiezioni, perché non è che puoi conoscere una persona in, che ne so, un'ora che l'hai appena conosciuta, ci stai uscendo, sei al bar, sei a bere un caffè, sei a fare una passeggiata, sei, che ne so, da qualche parte. Non è che puoi in 448 capire che persona è, però noi esseri umani lo facciamo, cioè tendiamo a esprimere comunque dei giudizi, non tutti ovviamente. Diamo il benvenuto a Malvina, benvenuta Malvina. Ricordo che chi volesse entrare in chat può abbonarsi, come ha fatto ad esempio Malvina adesso, e può tranquillamente entrare in chat, e può tranquillamente entrare in chat, appunto. Ecco quindi che benvenuta Malvina, Malvina Radu. Quindi, grazie Malvina. Quindi questo è un altro punto da prendere in considerazione, no? Noi dobbiamo cercare di essere. Oh, un saluto anche a Wormall, c'è anche a Wormall. Dobbiamo essere, benvenuto anche a Worm, dobbiamo essere il più vaghi possibile, perché se noi esplicitiamo subito noi stessi, fondamentalmente, esplicitiamo subito quelle che sono le nostre esigenze, e se sono diverse da quelle dell'altro, non si crea rapport, e la nostra parte logico-razionale ha bisogno di rapport. Che cos'è il rapport? È il rapporto empatico positivo. Quindi dobbiamo imparare a creare un rapporto. Ma però, siccome non conosci quella persona, è quello che dico anche: non parlare delle cose che piacciono a te subito, perché rischi di non creare questo rapporto empatico positivo. L'esempio che faccio sempre io: se a te piacciono le pecore australiane per la produzione della lana Merinos, e ti metti lì a fare una testa tanta su queste pecore australiane, come vanno allevate, come vanno tosate, per poi come si produce sta lana Merinos, come dire, puoi risultare noiosa, o noioso, perché anche per gli uomini vale questa cosa. Io adesso parlo di una donna verso un uomo, ma mutatis mutandis vale anche, bene, bene Malvina, ma mutatis mutandis vale anche da una donna verso un uomo, cioè c'è un'interazione, no? Quindi non è che
come dire, vale in tutti i casi. Anche un uomo che si mette a parlare della fermentazione della birra per dire e va a parlare. Io avevo conosciuto uno che mi ha detto per me, io parlo, ma di cosa parli con le donne? Fermentazione della birra, perché è una cosa che mi piace. È ovvio che quante donne possono essere attratte dalla fermentazione della birra? Quanti uomini possono essere attratti dalla lana merinos, diciamo? Oppure, ecco, un'altra cosa, e questo è molto importante, non andare a dire un saluto a Roxy Rosa, non andare a dire, ah, io faccio shopping, io compro questo, io compro quello. Cioè, se tu ti fai vedere anche qua, farti vedere come una con le mani bucate non va bene, ma neanche farti vedere come una col braccino corto, no? Come si dice. Anche questa cosa qua, perché poi in un rapporto di coppia a lungo termine, diciamo comunque in un rapporto di coppia che prevede comunque una, come dire, un qualcosa che possa andare avanti, supponendo che questa persona, ripeto, abbia nelle sue corde il rapporto a lungo termine, la gestione del denaro è una delle gestioni più importanti. Sembra strano, ma se voi andate a vedere le cause dei divorzi, perché sulle rotture di fidanzamento non c'è, diciamo, molto, non c'è una statistica, ma sulle sulle cause di divorzio sì. E una delle principali cause di divorzio è il tradimento, ma non il tradimento fisico, è il tradimento finanziario, perché le persone tradiscono sempre, cioè le persone che tradiscono da un punto di vista finanziario, cioè nel senso magari appunto fanno delle cose, gestiscono i soldi in una maniera che all'altra persona non va bene, soprattutto questo ovviamente nel matrimonio, ma alle volte anche nel rapporto di coppia fondamentalmente, no? Quando si crea questo, quindi è la cosa migliore non parlarne, e la cosa migliore secondo me nell'ambito di una relazione è mantenere comunque gli stracci separati, non essere, diciamo, dipendenti da questa persona o entrare in dipendenza, diciamo, perché questo è un'altra cosa che alla fine, come dire, se si uniscono troppe cose è facile che ci sia disaccordo, no? Questa è una delle motivazioni per cui ci può essere disaccordo. La donna con le mani bucate non va bene, ma neanche l'uomo con le mani bucate va bene, no? Se tu sei un uomo, per dire, incontri una donna, inizia a dirgli che tutte le sere vai a giocare a poker, che per te andare a giocare a poker... Oh, un saluto alla Faga, benvenuta alla Faga. Per te andare a giocare a poker è fondamentale, devi fare questo, devi fare quello. È evidente questo fatto che le cose non stanno in questi termini, cioè devi dire il meno possibile fondamentalmente, quindi lasciare che l'altra persona proietti, perché più l'altra persona proietta, diciamo, più tu ne avrai dei benefici fondamentalmente, perché proietterà delle cose che gli fanno piacere. Noi tendiamo a proiettare quello che abbiamo dentro, no? Quindi la vera strategia di seduzione è dire delle cose senza di fatto dire nulla, fondamentalmente, nella prima fase. Poi è ovvio che la conoscenza va fatta, ma se tu ti bruci subito la possibilità di fare una buona prima impressione, hai già un'etichetta, no? Quindi, come dire, si parte in salita. Un conto è partire in salita magari arrancando, perché, come dire, la salita è dura, è ripida, tu sei in bicicletta e pedali. Un conto è partire in pianura, meglio ancora sarebbe partire in discesa, no? Dove non fai neanche sforzo e, come dire, le cose vanno da sé fondamentalmente. Ecco, quindi queste sono un po' le cose fondamentali. Bisogna un po' fare i politici, è vero, ma non per, diciamo, non rivelare se stessi, ma perché nelle prime fasi di conoscenza di una persona noi non sappiamo che abbiamo davanti, per fortuna ovviamente, perché, e quindi nella seduzione è molto meglio non mettere vincoli logici, è molto meglio capire il più rapidamente possibile, ad esempio, se questa persona può fare il caso nostro o meno, perché se tu prima ti innamori, e questo anche qua, innamorarsi, come dire, col colpo di fulmine, per carità, può andare bene, ma il fulmine, se ti cilindra, ti incenerisce. Quindi innamorarsi col colpo di fulmine, come dire, non è detto che sia la cosa migliore. Si rischia di essere inceneriti
dal fulmine. Un saluto a Malvina, bene. Si rischia di essere inceneriti dal fulmine, per cui la cosa importante è riuscire a mantenere, diciamo, un proprio equilibrio. Anche qua, come diceva prima Vin, farsi vedere come persone equilibrate è fondamentale. Se ti fai, oh, buonasera Gambino, buonasera Alessio Gambino, se ti fai vedere come una persona, diciamo, che non ha un equilibrio, no? Che dice una cosa, ne dice un'altra, si contraddice, dà tutti i segnali di negatività, raschia di continuo, raschiamento, a meno che non c'è le placche in gola, e comunque è un segnale di rifiuto che magari non viene percepito a livello logico-razionale, ma la parte logica lo percepisce, no? Puoi cogliere tanti segnali. Ad esempio, se una persona crea delle barriere tra te e lui o tra te e lei, no? La donna tipicamente mette la borsetta, mette queste cose qua, l'uomo... Sono tutti segnali che dicono che comunque non si sta creando questo rapport. E nella prima fase della seduzione, creare un rapporto empatico positivo è la base, direi, no? È la base. Se non c'è quella, non si può andare, non si può andare, non si può andare avanti. Questo è un altro punto molto importante da prendere in considerazione. E quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così riceverete la notifica dei miei video.